La procura di Teramo ha aperto un fascicolo sulla morte di Pamela Di Lorenzo, la donna colpita da un fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica la mattina del 3 agosto. In particolare il PM Enrica Medori sta indagando contro ignoti su presunti ritardi nei primi soccorsi, a seguito della denuncia sporta dei familiari della vittima. La famiglia infatti chiede di fare chiarezza sulla tempestività dell'arrivo di un'ambulanza e sulla mancanza di un defibrillatore nelle vicinanze. In quel maledetto sabato mattina la 42enne, dopo essere stata colpita da un fulmine nella zona tra il piccolo chalet e i Caraibi, è andata in arresto cardiaco. Alcuni turisti hanno cercato di rianimarla con un lungo massaggio cardiaco, mentre altri si avviavano alla ricerca di un defibrillatore, che avrebbe dovuto trovarsi a 200 metri dal luogo, ma per i lavori che hanno interessato il lungomare è stato momentaneamente spostato. L'apparecchio più vicino era a 500 metri di distanza ed è arrivato sul luogo circa 20 minuti più tardi dalla caduta del fulmine. L'ambulanza prima non medicalizzata a 25 e poi quella con un medico a bordo. La procura acquisirà gli atti necessari per ricostruire la vicenda e ascolterà i testimoni in qualità di persone informate sui fatti. Già sequestrata la cartella clinica mentre si attende l'esito dell'autopsia, effettuata questa mattina a cura dell'anatomopatologo Giuseppe Sciarra e alla presenza del consulente nominato dalla famiglia Michele Farinacci. L'inchiesta accerterà le eventuali responsabilità. Nel frattempo è arrivato l'ultimo gesto d'amore di Pamela con l'espianto degli organi che salveranno altre vite.